Sono convinto che l'assenza alle nostre richieste da parte dei pubblici poteri, da parte dei poteri governativi, sta ingenerando nei sindaci in prima battuta, ma all'interno di tutta la comunità, una situazione di fortissimo allarme che ancora non mi pare possa dirsi indirizzata verso la giusta via. Qui bisogna fare una chiarezza prima di tutti. Qui noi abbiamo lo scandalo per cui la speculazione dei privati gestisce un servizio di primaria importanza. Noi siamo di fronte, siamo alla mercé di una speculazione privata che praticamente ha monopolizzato di fatto gli impianti di trattamento e di pretrattamento, che sono tutti impianti pubblici. Quindi la prima cosa sulla quale occorre che la magistratura indaghi è come è avvenuta di fatto questa gestione, perché siamo arrivati a questo punto. Sicuramente si tratta di una manifestazione bipartisan che non vuole essere e non deve essere né di destra né di sinistra, l'abbiamo detto e lo ripetiamo, però è una manifestazione dalla quale si alza forte un grido di protesta, perché ci sono delle responsabilità precise di carattere amministrativo e noi riteniamo anche di carattere penale, perché è un'indecenza che le nostre comunità siano abbandonate a questo scempio. I sindaci sono senza poteri, non hanno funzioni in materia ed è l'unico caso rispetto a tutte le altre nazioni dell'Europa. La questione viene gestita senza nessun risultato da oltre 15 anni da un ufficio del commissario di cui chiediamo la dismissione immediata, e non è stata mai gestita dalla programmazione regionale, che è il vero imputato di fronte a questo episodio. Chi manca, il soggetto che manca di fronte alle richieste dei sindaci è proprio la regione. Noi abbiamo avanzato in tempi non sospetti, ci siamo detti disponibili a creare un sistema virtuoso di rifiuti, sia da questa parte dello Ionio Cosentino e ci risulta anche dalla parte opposta dell'Alto Ionio Cosentino. A queste proposte la regione non ha mai dato, ormai da 2-3 anni, nessun tipo di risposta. Vogliamo capire perché. Ci domandiamo infine come mai si riunisca un consiglio regionale proprio lunedì. Noi non abbiamo mai sentito un consigliere regionale, uno che sia uno, parlare e dire una parola in materia di rifiuti. Io mi chiedo e ci chiediamo di che cosa deve discutere lunedì un consiglio regionale, quando i consiglieri regionali non li abbiamo mai visti al fianco dei sindaci, che vengono completamente abbandonati a se stessi, con il rischio di veramente di essere linciati dalle popolazioni. Io dico, e lo ripeto e che sia chiaro, per me siamo arrivati a un punto di non ritorno. Qui ci sono delle responsabilità che non sono solo responsabilità del commissario, alle quali bisogna dare risposta. E allora io mi auguro, non sono così ottimista come gli altri colleghi, io sono convinto che la speculazione che gestisce questo servizio continuerà a gestirlo. E allora io dico che da questo momento il tavolo permanente, l'assemblea permanente dei sindaci, qui in questa parte della Sibaritide, deve essere, come dire, allertata ogni giorno. Noi, senza necessità di fare fax e di fare chiamate, dobbiamo essere vigili e attenti, perché dobbiamo impedire che il nostro territorio, dopo che ci hanno lasciato senza strade, senza ferrovia, senza ospedali, senza tribunale, venga lasciato come una pattumiera. Questo territorio non deve diventare la pattumiera della Calabria.